Guarda, vi dimostro, io vi porto la ricevuta con l'avvenuto servizio. Ho chiamato l'Abruzzo, con 5 giorni mi hanno dato l'appuntamento per fare la coloscopia. 5 giorni ad Avezzano, 5 giorni. 9 mesi, 5 giorni. Ma sai come ha detto il primario lì in Abruzzo? Dici, noi con gli strumenti di coloscopia facciamo 3 turni al giorno. 6, 2, 2, 10, 10, 6, lavoriamo anche di notte. E perché non farlo qui? Perché non farlo anche da noi? C'è la parola a Massimo Baroni e Davide Barillari, deputato e consigliere regionale. Abbiamo fatto un giro attraverso il presidio ospedaliero e insomma, due cose che vanno subito sottolineate sono sicuramente la manutenzione ordinaria proprio dell'infrastruttura. Ha problemi proprio a livello di... C'è muffa ovunque e questo impedisce, oltre proprio i calcinacci che comunque si levano dai muri e cadono direttamente dai muri, e alcuni ambulatori che sono proprio in zone seminterrate e completamente in balia sia di, abbiamo visto, dei vermi all'interno proprio del corridoio, ma comunque il presidio era pulito, cioè le persone che fanno le pulizie a quell'interno hanno tenuto pulito molto bene. Il problema è che c'è un problema di infrastruttura molto grave all'interno, c'è un macchinario molto importante che fa delle mammografie all'interno che non è mai stato utilizzato in 7 anni. Questo è molto grave ovviamente, perché se noi siamo qua per combattere gli sprechi e la corruzione in sanità, queste sono cose che vanno denunciate immediatamente. C'è un ecografo che fortunatamente molti operatori sanitari all'interno del presidio ospedaliero hanno richiesto a gran voce, perché il vecchio ecografo non funzionava, e nello stesso anno gli hanno dato un nuovo ecografo senza sonda e una nuova sonda per il vecchio ecografo, che quindi è completamente inutilizzabile. Noi abbiamo comunque trovato ovviamente quel momento degli operatori sanitari che sono al limite nell'ospedale di Ceprano, poi dopo parleremo anche di quello di Sora, che hanno una lista d'attesa infinita, quindi è ovvio che ci sono problemi nel momento in cui l'articolo 32 della Costituzione vi dice che voi avete dei diritti garantiti in termini di salute e di presa in carico da parte delle vostre ASL e delle vostre ospedali. È ovvio che c'è qualche politico che si sta nascondendo da 20 anni, qualche politico che si sta nascondendo dietro questa famosa parola spending review, che non permette di fare nuove assunzioni, che non permette il turnover degli operatori sanitari, che non permette di dare un servizio dignitoso a fronte di quelli che ci sono, che fanno tantissimi straordinari quando sono in grado di fare degli straordinari, perché poi il personale non viene neanche messo in grado di fare dei straordinari. Qui mi fermo e lascio la parola a Davide. Aggiungiamo anche il ruolo dell'ASL. Stanno rubando un sacco di soldi, abbiamo le prove, ci stanno documentando, eppure gli ospedali, come quello di Ceprano, sono abbandonati e lasciati lì alla muffa, alle intemperie, mentre la gente va a curarsi. Vi raccontiamo anche cosa è successo in questi anni, in tutti i nostri presidi. Quanti posti letto abbiamo perso, quanto questa provincia, ormai da sempre, si può dire, non solo da questa legislatura ma anche dal polverino che prima, è stata lentamente, anno dopo anno, ha perso tutto. Ha perso ospedale, ha perso posti letto, tutto a vantaggio o delle cliniche private, come dicevo prima, oppure a vantaggio di Roma o di altre regioni. E poi vi racconteremo il grande bluff delle case della salute, di cui se ne sa pochissimo. Se andate a vedere sui siti, sui giornali, vi raccontano che è la soluzione a tutti i problemi della sanità, poi andiamo a vedere e scopriamo che non c'è nulla, sono scatole vuote, andiamo lì, c'è la sala cinesca chiusa, spendiamo milioni di euro per strutture che neanche funzionano. Quindi oggi vogliamo fare questa operazione di trasparenza, vogliamo raccontarvi quello che gli altri non vi dicono, e anche con le nostre proposte, non solo dire va tutto male, ma vogliamo chiedervi poi qual è la strada giusta. Mi piace ancora credere che la sanità sia un diritto costituzionale e che né Zingaretti, né chi l'ha preceduto e né chi verrà dopo può togliercela. Noi in questi ultimi anni diciamo che stiamo subendo un costante e continuo depotenziamento di quello che è l'assistenza sanitaria, non ci sentiamo più sicuri, non abbiamo
No, perlomeno credo che non abbiamo quella dignità che dovremmo avere quando uno si trova in un momento di difficoltà che è quello della malattia. Noi non stiamo cercando delatori o gole profonde, vogliamo solo dei cittadini che dicano finalmente a un politico che li ascolta, che non ha interessi vari, come stanno realmente le cose. E se noi creiamo veramente questa rete di cittadini che è il Movimento 5 Stelle, tutti riusciamo finalmente ad avere il coraggio di proporre qualcosa, parlare, raccontare, è chiaro che la sanità sarà un, posso dire, un campo in cui potremo veramente giocare insieme e decidere insieme cosa vogliamo fare del nostro territorio.